Ciao a tutti, nuovo vlog, nuovo giorno dalla bellissima Fuerteventura, siamo a Coralejo. Sono appena rientrato da una bella surfata in Baia con la mia bellissima tavola, i capelli sono ancora bagnati e volevo parlarvi dell'importanza dei muscoli, della muscolatura, specialmente del recupero post allenamento. Perché è così importante? Allora, molti di voi sapete che nel 2015 ho preso una decisione radicale, di cambiare il modo che mangio. Ho tolto la carne, ho tolto il latte, e ho tolto l'alcol, ho fatto un vuoto di 1335 giorni e, perché volevo disintossicarmi. Cambiando quasi a diventare vegana, quasi, non completamente vegana, perché dopo pochissimo tempo ho notato una fatica pazzesca, togliendo tutto insieme. Sicuramente sarà stato un problema del vitamina B12, però la verità è che ho perso, non voglio dire tono perché se sono sempre tonificata, però ho perso tantissima massa. Chi mi conosce sa, da 2015 a oggi sono molto più magra. E questo da una parte uno dice wow, sei più magro, è bello, però dall'altra parte c'è una cosa che mi interessa tantissimo: la muscolatura. Ok, la muscolatura è importantissimo perché la muscolatura è quella che ci permette, man mano che invecchiamo, di avere ancora mobilità, flessibilità, forza, potenza e metabolismo. Ho cominciato veramente a studiare tantissimo l'invecchiamento cerebrale e muscolare. Perché muscolare? Perché quest'anno vado per 50 anni e voglio avere forza. Cioè, io non faccio questo per avere un fisico più splendente o più bello o quant'altro, lo faccio per avere forza, perché io voglio godere la vita, voglio godere il movimento, surfare, ballare, correre, cantare, saltare, insomma, per me la muscolatura è molto importante. E oltre a mangiare tantissime frutta e verdure fresca, perché sono fissata adesso, sono fissata perché so perfettamente quanto è importante per noi a mangiare più vicino alla natura possibile, ok? Se noi vogliamo avere il massimo del nostro corpo, della nostra vita, dobbiamo mangiare sano, ok? Mangiare più frutta e verdure possibile, perché hanno anche tantissimi prebiotici che aiutano la flora batterica, che è la base del metabolismo, la base della protezione del cervello, la base del nostro sistema immunitario. E poi dobbiamo aiutarci a ricostruire i muscoli alla fine di un allenamento. Allora, per fare questa ho trovato un prodotto pazzesco, ve l'ho già detto che sono arrivati i ramificati vegani. E ricordate, il tono muscolare è fondamentale, perché dopo 35 anni cominciamo ad entrare in un problema che si chiama sarcopenia. La sarcopenia è la degenerazione, la perdita anno dopo anno, decennio dopo decennio, di forza muscolare. Lo vedi nella nonna, lo vedi nella prozia, lo vedi nelle persone più grandi di noi che fanno fatica addirittura di sollevarsi dalla sedia, ok? E questa mi è rimasta molto impressa, perché avendo quasi 50 anni io voglio rallentare il processo dell'invecchiamento con tutta la mia forza. E come la posso fare? La posso fare integrandomi in modo giusto, mangiando in modo giusto, allenandomi in modo giusto e rilassandomi in modo giusto. Allora, oggi volevo parlarvi proprio dei ramificati con Foodspring, ok? Andiamo a trovarli insieme e vediamo perché sono così buoni e così salutari per noi. Recovery aminos, te lo dico in inglese perché vuol dire gli aminoacidi del recupero post allenamento. Cambiando radicalmente nella mia alimentazione ho notato una diversa consistenza della muscolatura, ok? Allora, la cosa più bella di questi recovery aminos, sono vegane. Allora, per tutti i miei amici che sono vegani, vegetariani, intolleranti al latte, non ti gusta la carne perché proprio non ti piace, non è una scelta filosofica ma proprio la verità, risentirà i vostri muscoli. Le proteine servono assolutamente al tessuto muscolare per diversi motivi. Ricordiamoli insieme: uno, i muscoli sono quelli che sostengono lo scheletro; due, i muscoli sono quelli dove risiede maggiormente il vostro metabolismo, ok? Tre, ci permetteranno di avere ovviamente un fisichetto più bello, ma l'altra cosa più importante, ci permetteranno di invecchiare bene. Perché?
mantengono densità ossea, ci permette di comunque muoverci, perché ragazzi, la sarcopenia comincia da 35 anni in poi, ok? Lo so che molte di voi mi guardate, ah no Gila, sono giovane, mi sento forte, non mi devo preoccupare di niente, ma che io che sto bussando alla soglia di 50 anni, un bel mezzo secolo, vi posso garantire, prima che agite meglio è. Ok, allora parliamo del ramificato, le BCAA. Allora, aiutano a sintetizzare proprio innanzitutto la glutamina e l'alanina nel nostro corpo, però costituiscono 35% proprio della massa muscolare. Sono molto importanti per diversi motivi, perché finisco il mio allenamento, ho un buco sistemico, si chiama buco sistemico perché vuol dire ho consumato tanto glucogeno, ho consumato o danneggiato tante fibre muscolari, devo recuperare dopo l'allenamento. Dr. Vitellongo ci insegna che noi dobbiamo mangiare entro i primi 90 minuti proteine dopo l'allenamento per recuperare al meglio e proteggere la massa muscolare, ok? Perché è molto importante proteggere la massa muscolare per quei motivi che ti ho già detto. Allora, dopo l'allenamento non hai una bistecca a portata di mano, non avete un petto di pollo a portata di mano, o siete vegani, vegetariani, non mangiate né bistecche né petto di pollo, non c'hai un bel pezzo di salmone, o forse se sei vegano non mangi neanche il salmone, però comunque non hai la sostanza proteica a portata di mano, perché non è facile trovare una fonte proteica di alta qualità e con pochi grassi dappertutto, ok? Noi troviamo carboidrati con tanta facilità, ma non le proteine. Quando ho i recovery aminos, ho la possibilità subito di recuperare post allenamento. Ci aiuta a recuperare, ci aiuta a avere energia, meno affaticamento, magari lo potete anche prendere prima dell'allenamento. Ci aiuta il sistema immunitario e ci aiuta la muscolatura. State facendo la dieta, non state perdendo soltanto il grasso, spesso e volentieri perdete anche la massa magra, cioè i muscoli. Quando perdo i muscoli, che cosa succede? Abbasso il metabolismo, purtroppo, e l'altra cosa inficia proprio sulla densità ossea. Allora, eccolo qua, recovery aminos, ok? Vegane e con senza zuccheri aggiunti e con la nostra, diciamo, melograno e zenzero come gusto naturale, non ci sono coloranti. Quanto prenderemo? Prenderemo un misurino, ok? Più o meno 20 grammi, la metto dentro il mio shaker di Food Spring. Io metto l'acqua gasata perché mi piace l'acqua gasata, però insomma quella è una scelta personale, la potete anche mettere in un succo di frutta, potresti metterlo dentro il vostro frullato, se volete fare una bellissima frullato come la Jill con tante frutta, latte di cocco e quant'altro, però lo shaker è bello perché ci permette proprio di mischiarlo bene, ok? E dopo il vostro allenamento potete tranquillamente gustare il vostro amino recovery. Recovery amino è la cosa più buona, che è gustoso e piccante perché lo zenzero lascia quella piccola fonte, diciamo, leggermente piccantino. Food Spring, se lo volete provare anche voi, tanti prodotti fighissimi proprio per mangiare bene, mangiare in modo vegano, mangiare in modo naturale, ricordando che il miglior modo per trattare il vostro corpo è attraverso l'alimentazione. Allenatevi, mangiate bene e integratevi quando potete per avere il massimo del vostro corpo. Vi aspetto al prossimo vlog insieme, mi raccomando, se ti piace il mio vlog scrivi like, condividete, iscrivetevi al mio canale e non dimenticate che qua sotto c'è uno sconto per voi. Se volete utilizzare questo codice, questo qua sotto, andate su foodspring.it e potete anche avere uno sconto per provare anche voi il vostro recovery aminos. Ciao, alla prossima!